Ciao a tutti ragazzi e bentornati di nuovo nel mio canale. Allora, oggi abbiamo la seconda parte dei miei profumi low cost. Se ieri vi siete persi la prima, andatevela a rivedere. Prima ancora della prima parte ho fatto il video di presentazione e l'anteprima, quindi se vi siete persi i video precedenti e appunto mi state seguendo solo da oggi, potete tranquillamente andarvi a recuperare il video. Mi raccomando, per non perderli più, iscrivetevi e attivate la campanellina perché è importantissimo. Appunto, iniziamo con la seconda parte dei miei profumi low cost. Allora, il primo profumo che vi mostro è il Sex Unisex della Intesa. Questo è un parfum deodorante. Svolge sia la funzione di profumo che di deodorante ed è il sensuale profumo che attrae. È l'ambra d'Arabia, quindi questo qua è un profumo unisex perché, come vi avevo già anticipato ieri, c'ho sia profumi unisex, sia profumi da uomo, sia profumi da donna, perché a livello di odorato non faccio poi tutte queste distinzioni, tranne rari casi. Appunto, qui c'è scritto per lui e per lei. Meglio se insieme, perché comunque questo è un profumo che se indossato da entrambe le parti, come dice sul profumo, attrae. Non so fino a quanto può funzionare uno spray da 3 euro, però è quello che vi viene detto. Allora, innanzitutto l'odore, che non me lo ricordo manco più. Sì, è molto molto buono, è fresco, poi essendo all'ambra. Essendo all'ambra, quell'odore fresco e speziato allo stesso tempo, ma non eccessivamente forte. L'unica attenzione da fare con questo profumo è il porzionarlo per bene, che comunque è un profumo di media, diciamo di media qualità. Nonostante il costo 3-4 euro, devo dire che è un profumo di qualità. Non so se lo ricomprerò, perché comunque questo qui l'ho comprato recentemente. Però devo dire che mi piace moltissimo ed è l'ammirato per chi volesse saperne di più ed è la confezione da 125 ml, viene 3, massimo 4 euro, massimo 5 se proprio vogliamo eccedere. Poi andando avanti abbiamo il Roquefort Home Wild White. Di questo qui mi piace moltissimo la boccetta che è lavorata anche. Vedete? E ha un profumo strabuono. Un attimo, devo trovare il coso, scusate. No, vabbè. Strabuono, a me piace moltissimo. E leggendo la piramide olfattiva scritta sul profumo stesso, come noti di testa abbiamo il cocktail di menta, il bergamotto, il pepe bianco e un accordo di neve, quindi una sorta di acqua ghiacciata fresca. Come noti di fondo invece abbiamo... Ah no, scusate, stavo dimenticando le note di cuore. Come note di cuore abbiamo il pino, la lavanda e l'eucalipto. E come note di fondo, infine, abbiamo il muschio d'albero, il legno di cedro del Texas, il sandalo, la fava tonka e il muschio normale. Quindi è un profumo fresco, perché comunque contiene la menta fresca, contiene l'accordo di neve, contiene il pepe bianco che dà quel pizzico in più, contiene il bergamotto che... Sia esteticamente che a livello olfattivo somiglia molto al limone piuttosto che al lime, quindi va sul fresco e sullo speziato. Devo dire che è un profumo buonissimo e la media di questo profumo è tra i 10 e i 13 euro massimi, massimo 13 euro, non di più, lo trovate, 15 se proprio vogliamo arrotondare la cifra. Poi, come altro profumo da mostrarvi, ho questo qui, un altro della Tesori d'Oriente. Ieri ve ne ho mostrati di più, quindi se a voi interessano i Tesori d'Oriente, ieri ve ne ho consigliati diversi, quindi mi raccomando, anche per questo andatevi a vedere il video di ieri. Diciamo, è un motivo in più per dare un'occhiata, proprio per il fatto che vi ho mostrato anche altri profumi della Tesori d'Oriente che secondo me
si contraddistinguono rispetto a tutta la linea dell'azienda. Questo è il Japanese Rituals. Veramente, quando lo odori, sembra veramente di stare in Giappone. Credetemi. Perché ha l'olio di tsubaki, come dice sulla bottiglia, e anche la peonia orientale. Quindi ha un odore strabuono. Anche la bottiglia, nonostante sia un profumo molto economico, curata molto bene, in maniera dorata, con questa stampa dorata. Devo dire che anche la bottiglia è molto curata e poi per 3-4 euro, massimo 5, avete ben 100 ml, diversamente da altri profumi. Quindi devo dire che anche questo della Tesori d'Oriente mi ha molto sorpreso. Devo dire che mi piace moltissimo, anche se il mio preferito, e ve l'ho detto anche nel video di ieri, rimane sempre il Fiore del Dragone. Se volete saperne di più su questo profumo del Fiore del Dragone, sempre della Tesori d'Oriente, spolveratevi il video che ho pubblicato ieri. Poi un profumo non mio ma di mio padre, che io metto molto raramente perché non mi fa impazzire, è l'Iceberg Twice. Questo qui, con questa bottiglia trasparente gialla col tappo in acciaio. Molto bella l'apertura, che c'è questa giravolta, non so se si vede. Carina la bottiglia. Il profumo non è male, ma è eccessivamente forte per i miei gusti. Il colore del profumo, diciamo che non mi fa impazzire. Questo qui dovrebbe girarsi tra i 10 e massimo i 15 euro. Quindi anche questo è molto economico, anche se vincono su tutti, come sapete già, i Tesori d'Oriente. Però questo qui sinceramente non mi fa impazzire. Lo metto raramente, però lo usa principalmente mio padre. Il penultimo profumo che vi vado a mostrare, che vi ho mostrato anche in passato nel video dell'anno scorso, ma che vi ripropongo, è il profumo del famosissimo programma televisivo, che tra l'altro a chi può interessare sta anche per iniziare, quello delle Iene, appunto, che devo dire ha un suo fascino perché dà tipo di, non lo so, di uomo elegante. Tipo di iena, di persona autorevole, non lo so, dà quel tocco in più, ma non è un odore eccessivamente forte. È un odore medio-alto, ma non altissimo. Anche la bottiglia devo dire che è molto carina, che passa dal trasparente al bianco al nero. E poi per 11-12 euro, adesso non mi ricordo la cifra precisa, avete ben 100 ml. E devo dire che a me è piaciucchiato, infatti nel giro di meno di un anno mi sono avanzati praticamente bene o male 20 ml. Perché purtroppo avendo anche altri profumi, no purtroppo, meno male, avendo anche altri profumi l'ho usato di meno. Però devo dire che mi è piaciucchiato molto. Un altro che più che piaciucchiato devo dire che sinceramente lo adoro veramente tanto è questo qui della Playboy. Che ho preso, come vedete, è praticamente all'inizio, perché l'ho preso circa un mesetto fa e devo dire che anche la bottiglia è molto carina. Vedete, fa il coniglietto da un lato e poi dall'altro lato fa la scritta Playboy sotto e appunto la scritta VIP. Devo dire che è molto carino, un tappo molto carino, vedete? Ovale, mi piace tantissimo anche la boccetta. Se riusciamo a trovare il tappino, sì. Madò, io lo adoro, ditemi che volete. Ma questo, devo farvi un video nelle prossime settimane dei profumi tra questi che mi piacciono più di tutti. Oddio, sto smontando tutto. Dei profumi tra questi che mi piacciono più di tutti, perché ci sono dei profumi che amo più di altri. Quindi vediamo se settimana prossima vi faccio un video dedicato a questo, perché domani pe penso che parlerò di dolci. O di dolci preconfezionati o di dolci fatti da me. Adesso si vedrà, poi domani sarà tutta una sorpresa per voi. Fatto sta che tornando al profumo, rimane un profumo pazzesco, strabuono, fresco, talcato, mentolato. È veramente non. Anche questo è molto economico. Il massimo che potete trovarlo è 12 euro.
voi pensate che io l'ho pagato 8 euro in promozione, in super promozione. Lo potete trovare sia da Acqua e Sapone che in tutti gli altri negozi di profumerie. Anche profumerie private o comunque profumerie di vostre città che non sono obbligatoriamente dei punti vendita in tutta Italia, ma pure in delle profumerie di nicchia, queste chicche le potete trovare. Sperimentate, fatemi sapere se proverete i profumi che vi ho consigliato io. E nel caso li proverete, mi fate sapere nei commenti se vi sono piaciuti, se non vi sono piaciuti, quali profumi avete e quali profumi vorreste avere nella vostra collezione. Perché, appunto, come avete capito dal video di ieri e dal video di oggi, sto, appunto creando una specie di collezione di profumi economici, molto economici ed economici. Che abbiano un costo massimo di 20 euro, diciamo dai 3-4 euro fino ai 20. E devo dire che ho intenzione di ampliare ancora di più questa collezione di profumi. Quindi, nel corso del tempo, aspettatevi tanti video sui profumi. E inoltre, settimana prossima ho intenzione di fare tra questi profumi la mia classifica dei 3 che mi piacciono di più. Quindi, per quanto riguarda i profumi, aspettatevi tanto, e aspettatevi tanto anche per quanto riguarda i dolci, perché domani sarà di quello che parleremo, anche se non vi svelo altro, perché sto ancora decidendo su cosa basare il primo video a base di alimenti dolci, e poi parleremo anche di concerti, torneremo a parlare di profumi, e chissà che non arrivi qualche vlog o qualche novità in futuro. Tutto è possibile. Innanzitutto parlerò, come vi ho già detto sotto la scritta del canale, di questi tre temi. Poi in futuro si vedrà. Io penso che questo video sia durato più dei miei 10 minuti giornalieri, quindi vi saluto e vi do appuntamento domani con un bellissimo video che non vi dimenticherete mai sui dolci. Adesso non so, la mia testa non sa che cosa sta dicendo in questo momento e non sa nemmeno se consigliarvi dei dolci da supermercato che possono, diciamo, andare alla portata di tutti, quindi che possano essere più o meno sani, oppure se preparare un dolce con voi. Vedrò, deciderò. Domani intanto vi aspettate di tutto. Può darsi che farò tutte e due, può darsi che farò uno dei due, può darsi che non farò nulla. No, che non farò nulla, no. Comunque, uno dei due aspettatevelo, perché comunque cercherò di sorprendervi e di intrattenervi. Come sapete già, 5 giorni su 7, sempre alle 17:55, sempre su Channel Crazy by AZ. Per fare questo però, iscrivetevi, attivate la campanellina e seguitemi anche su Instagram e Facebook. Vedo se riesco a lasciarvi link o nei commenti o adesso non mi viene, nella freccetta là, che si clicca. E quindi vi aspetto domani sempre alle 17:55 con un altro video. Ciao! A domani!